Dopo 20 anni di inganni, Fano non deve morire. È la scritta che appare in un manifesto redatto dalla Lega Nord, che invita i cittadini fanesi a lottare affinché alla città venga restituito il maltolto. E la lista delle opere incompiute, dei progetti abbandonati e degli eventi soppressi, illustrata dagli esponenti del partito, è davvero lunga e va dall'ospedale alla Fano Grosseto, dall'area dell'ex zuccherificio all'ex pista di go-kart, dalla Fano dei Cesari a Marotta trascurata e abbandonata a se stessa fino a determinarne la secessione. Pesaro è sempre più bella, dicono, mentre Fano sempre più povera. Tutto deve andare verso Pesaro, perché Pesaro deve entrare la città metropolitana, e Fano, che storicamente da 2000 anni è una città più o meno di pari importanza, deve diventare, non so, un dormitorio, una cosa insignificante sul piano politico, economico, culturale, turistico, eccetera. Chi è in grado di dire che non è vero, o anzi di dimostrare che addirittura Fano ha avuto qualcosa più di Pesaro, noi siamo felici, chiudiamo il comitato domattina. Però non credo che sia così. Chi sono secondo voi i responsabili? Il responsabile politico, c'è un nome che è colui, il soggetto politico che ha governato da sempre la regione Marche, la provincia, il comune, compresa la parente Geguzzi. E comunque il filo rosso che lega chi ha disposto le risorse è sempre PC, PDS, DS e PD. Gli amministratori hanno solo pensato a far carriera, hanno detto in conferenza stampa, e a Fano un governo di centrodestra non c'è mai stato, tantomeno quello di Stefano Guzzi, che secondo loro era ed è rimasto un uomo di sinistra. I risultati di Guzzi sono fallimentari, secondo me, dal punto di vista politico, visto la spaccatura del centrodestra. Era inevitabile, visto il personaggio, quando tu metti all'interno il classico cavallo di Troia, di più non puoi ottenere. Io credo che questa città debba crescere, per crescere tutti dobbiamo partecipare o comunque dare una mano a fare qualcosa. Questo è il concetto di fondo.